Cari telespettatori, care telespettatrici, ben ritornati nel nostro spazio informativo e quest'oggi apriamo il mondo sulla nostra testa, sui nostri capelli, sul nostro modo di essere, di porci, di stare. È importantissimo effettivamente sentirsi a proprio agio con noi stessi, lo diciamo sempre, e nei contesti sociali dove ci rapportiamo. E a volte purtroppo i capelli, che sono pochi, si diradano col tempo per una molteplice serie di ragioni che poi andremo ad analizzare, ci possono causare dei problemi psicologici di non poco conto. Altri aspetti fisici ai quali si pone rimedio li conosciamo, sono dovuti all'invecchiamento, ma quello dei capelli tante volte non viene digerito, dalle donne in modo particolare, eppure si parla tanto di uomini. Però il problema è ormai diffuso, dovuto anche tra l'altro all'inquinamento ambientale, ad altre situazioni, errata alimentazione, diete, malattie, patologie e poi fattori genetici che sono importanti. Si può porre rimedio a questo, ormai lo sapete, ma lo si può fare anche in modo innovativo, in virtù della ricerca scientifica applicata che ci dà delle ottime opportunità a lunga durata, ma anche e soprattutto facilmente accessibili a tutti. Quindi non rinunciare, non gettare tra virgolette la spugna, non rinunciare anche al proprio aspetto, a star bene con gli altri e soprattutto con noi stessi quando ci si guarda allo specchio. Dove trovare le soluzioni? Allora noi abbiamo interpellato degli esperti, come sempre abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Enrica Bernardinello, direttrice dell'Istituto Giglio e Co di Treviso. Ben arrivata qui con noi, direttrice. E abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio, dopo un po' di tempo che ci mancava, il dottor Giuliano Cristofaro, consulente dell'Istituto Giglio e Co Italia. Ben grazie trovata, anche a lei, dottoressa Cognito. Allora, cominciamo con lei, dottore, perché la cosa è molto interessante. Problemi di caduta di capelli, io ho detto un po' dovuti a una serie di ragioni, sono tanto diffusi, uomini e donne, vediamo di distinguere, perché le donne riescono anche ad occultarli a volte, ma di raramente c'è. Certamente, diciamo che negli ultimi anni la distinzione diventa sempre più difficile. Le donne stanno cavalcando sempre di più e rosicchiando il margine che c'era tra uomo e donna nella perdita dei capelli. Le percentuali sono aumentate in maniera esponenziale, consideri che tocchiamo percentuali che superano abbondantemente il 60% di donne che hanno problemi di capelli. 60 e tanto? Sì, tantissimo, tantissimo. Me ne dispiace sotto un certo aspetto, però diciamo che vorremmo dare una ventata di ottimismo informando le donne, soprattutto le donne, mi stanno a cuore, che è possibile oggi fare qualcosa, perché molto spesso la donna vive rinchiusa in se stessa, seppur siete portatrici di bellezza, lo siete sempre state all'avanguardia, ma quando si arriva ai capelli purtroppo c'è una sorta di stop psicologico, si rinuncia a tante situazioni, esperienze che viviamo quotidianamente, magari la signora Bernardinello potrà meglio di me. Sotto l'aspetto umano poi la tortiamo. Sì, bene. Esattamente, ma sotto l'aspetto tecnico, se posso dire scientifico, le donne aumentano sempre di più il disagio unito alla perdita dei capelli, perché atavicamente, antropologicamente la donna è vista in una figura tonda, bella, con dei capelli fluenti, possibilmente lunghi. Quando questo viene a diminuire iniziano i problemi, che sono invalidanti sotto l'aspetto psicologico. No, ma infatti l'aspetto, lei ha fatto bene a toccare l'aspetto donna, secondo me approfondirlo, perché se l'uomo è accettabile e fisicamente non crea nessun tipo di reazione, anche completamente senza capelli, perché ormai ci sono diciamo dei personaggi anche noti del cinema, dello spettacolo, che certamente fanno tendenza, è inutile dirlo, e quindi un uomo può permettersi tutto e di più, non ci sono preclusioni, se ha dei capelli ben venga, però se non ce li ha non muore, insomma, certo, non ne risente, anche giovani tra l'altro, certo, anche ormai molto giovani, può diventare un tipo, la donna un tipo non diventa, purtroppo, è un dato di fatto, cioè, può diventare un tipo se veramente si rade a zero, grintosissima, con tatuaggi, cioè, però è difficile, sì. E lei dall'altra volta, io mi ricordo ancora, che mi ha detto provi a osservare le persone, le donne che hanno pochi capelli e vedrà che c'è qualcosa che stona. Io ho cominciato ad acuire la vista al supermercato ed è vero, ce ne sono tante, ma purtroppo è vero, ne risentono. Ne risente anche l'aspetto, soprattutto l'aspetto, esatto, dico, sì. Si sposta verso l'androgeno, verso il maschile, questo viso che quando è incorniciato dai capelli è tondo e poco spigoloso, quando i capelli cominciano a diminuire diventa spigoloso, perché è una questione anche ottica, se vogliamo anche geometrica, e sulla donna non si può fare. Poi è un dato paradossale, se mi consente dottoressa, sui sondaggi, sulle ricerche che si fanno, è vero che l'uomo sta bene anche senza capelli, nel momento in cui si accetta, io dico sempre che si rassegna, che è diverso dall'accettazione, no, ma va bene, sì, perché sì, si guarda attorno, ma il comune mezzo gaudi, insomma la maggior parte si rasa a zero oppure rinuncia. Però quando noi andiamo a guardare le statistiche relative alle ricerche con le parole chiave sui siti e in particolare sul nostro sito, il 65-70% di target è maschile. Comunque la voglia c'è, l'azione arriva più tardi o non arriva, ma la voglia c'è. Sì, le donne, come al solito voi, dottoressa, parlate poco e agite. Sì, parlate poco e agite. In effetti la presenza di donne nei nostri istituti negli ultimi anni è aumentata, quindi noi su 10 presenze giornaliere, 7-8 sono donne. E questa la dice lunga sull'allargamento purtroppo verso il sesso femminile della calvizie o del diradamento, insomma. Ecco, volevo capire, quando la perdita di capelli incomincia a diventare, tra virgolette, patologica, e quando il diradamento è irreversibile e necessita un intervento, perché poi abbiamo anche i casi dovuti a trattamenti chemioterapici, eccetera, sì, dove non necessariamente è indispensabile questo tipo di ricorso, ma invece quando ci sono queste situazioni che diventa importante provvedere, altrimenti dureranno nel tempo o peggioreranno? Ma allora, i primi segnali sono una perdita cospicua di capelli, soprattutto nella donna, e poi questa cosa si stabilizza, ma il diradamento continua, perché vede, la manifestazione della calvizie è una manifestazione subdola. Non è che tu vedi una perdita di capelli, un defluvium viene definito, cioè perdi 2000 capelli in un giorno, corri subito ai ripari, no. Tu ne perdi un po', poi sì, magari si normalizza, ma la perdita continua a esserci, è un ciclo lento, considerando la vita media di un capello sulla donna che può arrivare fino ai 5-6 anni, quindi piano piano questa vita si accorcia. Non è che noi perdiamo i capelli e non ricrescono, no, il capello cade e ricresce, però vive sempre meno a lungo. Quindi il primo step da fare, ovviamente, farsi un esame, perché sai, i prodotti da banco sono buoni, per carità, ma non c'è mai nessuno che ti viene a guardare e ti dice hai questo, quest'altro, piuttosto che quest'altro problema e ti suggerisco questo. Quindi la prima cosa da fare è un esame, una bella visita semmai dermatologica da un consulente specialistico che ti dia una diagnosi. O la può fare anche da noi, voglio dire, il processo è questo. Prima di tutto avere una diagnosi precisa, superata la diagnosi, quindi avere la certezza di che cosa si sta soffrendo, e si aprono diverse possibilità, tra le quali inizialmente, parlo per quanto riguarda Istituto Giglio, esiste la possibilità di sottoporsi a un trattamento laser, che va a inibire l'azione regressiva che il testosterone, anche per voi donne, dà alla caduta dei capelli. La faccio un po' leggera la cosa, dottoressa. Cioè vuol dire che, proprio per semplicizzare al massimo, la persona sta perdendo capelli, sì, uomo o donna che sia, e ne perde, manciate importanti, eccetera. Sì. Una volta diagnosticato il problema, quindi visita medica come sempre preliminare dallo specialista della situazione, con l'intervento laser io inibisco la caduta. Assolutamente. Successiva. Cioè li blocco. Si tiene sotto, gli americani, siccome noi utilizziamo una tecnologia americana, la low level laser therapy, che lì sono all'avanguardia. Lì sono all'avanguardia su tutto, soprattutto per quanto riguarda queste tecnologie, perché sfruttano due energie particolari, raggi infrarossi e raggi laser. Energia a freddo, vengono proiettate direttamente sul cuoio capelluto, sulla zona interessata, e vanno a stimolare il metabolismo follicolare del cuoio capelluto. Questo che cosa comporta? Oltre a far lavorare di più il follicolo pilifero e a produrre più capello, si arriva a una normalizzazione della caduta dei capelli. Gli americani la definiscono arresto della caduta. Noi siamo in Italia, siamo un pochino più ponderati, andiamo più con i piedi di piombo e si hanno dei risultati eccezionali. Io ho portato delle immagini, se la regia potesse rappresentare con le immagini del classico, sempre in America lo chiamano before after, il prima e il dopo, perché quello che interessa alla gente, oltre le parole, come dicevamo all'inizio, sono i fatti. Quindi il laser è possibile utilizzarlo nei casi di inizio di caduta di capelli, di diradamento, ma anche nei casi un pochino più avanzati, qualora non si volesse ricorrere a rimedi più drastici, tra virgolette, ecco, più importanti. Ecco, questa è una foto che riguarda il trattamento biopelle, che magari ne parliamo dopo. No, dopo ne parliamo, però già questo è rilevante. È molto, ecco la differenza. Esattamente. La differenza c'è, caspita, esattamente. Come. E lì abbiamo risolto, soprattutto nello specifico, un caso straordinario di una signora che ha avuto delle vicissitudini con una patologia molto importante, a seguito della quale, sottopostasi a radioterapia, i capelli non sono più ricresciuti, perché con la chemio i capelli ricrescono, con la radio purtroppo il più delle volte questo non accade e quindi le è rimasta. Ecco, qui per esempio, dottoressa Cognito, osserviamo a sinistra il caso come è stato tra l'altro trattato nell'istituto che dirige la signora Bernardinello. È un caso di una donna di 40 anni circa affetta da tricotillomania. Parliamone di queste cose. Non so se ha mai osservato, di qualunque sesso o età, quando ci si attorciglia i capelli alle dita e si strappa, si arriva lì. Ecco, lì siamo riusciti ad arrivare in tempo, è un percorso lungo, però abbiamo recuperato quasi il 70-80% dei capelli, ma abbiamo altri casi sempre inerenti al trattamento laser che sarebbe bello magari se scorressero. In pratica, perché io vedo che c'è un rinfoltimento abbastanza evidente. Sì, perché cosa avete fatto? Avete bloccato, quindi non sono caduti. Beh, intanto la signora ha fatto un lavoro su se stessa di non toccarsi più i capelli. Stiamo parlando di patologie psicopatologie. Esatto, tra l'altro segnalata al suo psicologo, quindi un caso che abbiamo trattato in tandem. Intanto ha smesso di toccarsi i capelli, ecco, questo lo devi fare condizione sine qua non, altrimenti non lo candidiamo nemmeno ad accettarlo come caso. Questo poi in generale, perché il toccarsi i capelli in generale anche una persona sana ne fa perdere anche di più, e quindi questa è una regola un po' dipende generale. Da come, in quel caso sai è proprio un'ossessione, quindi tendono a strapparsi, godono a sentire questo strappo del capello, non rendendosene conto, ma aumentano sempre di più in età molto, molto giovane. E molto spesso i genitori, trattandosi di adolescenti, non se ne rendono conto, soprattutto sulle femminucce che hanno i capelli lunghi, perché lo fanno nella parte posteriore coprendo. Poi casualmente capita al mare o in condizioni particolari, scoprono e i genitori capiranno che tipo di trauma possono sopportare. Ma quello è un caso limite. Ci sono i casi di diradamento normale, se la regia può agevolare altre immagini relative al laser, vediamo che ci sono dei risultati straordinari, inimmaginabili. Qui abbiamo sempre la signora dove sono ricresciuti, e qui invece questo è un caso frequentissimo. Questo è un caso frequente di diradamento post menopausa e abbiamo recuperato non in numero, dottoressa, vorrei specificarlo anche per i telespettatori. Qui non sono stati recuperati in quantità i capelli, ma in qualità. Il capello sono gli stessi, ma diventano più corposi. Intanto si rallenta il processo di caduta o di regressione di crescita. Parallelamente abbiamo un ingrossamento di capelli. La terapia comunque è combinata, c'è il laser in istituto e con la linea tricologica Bio Eye Care di Istituto Giglio che viene data a casa, si lavora in tandem, quindi trattamento curativo a casa e trattamento stimolante in istituto. Non richiede tanto tempo, nei casi più gravi si richiede un'applicazione a settimana, nei casi più blandi anche un'applicazione ogni 2 settimane, quindi poi vanno tarati diversi trattamenti, ma ci vuole pazienza perché un trattamento dà i suoi frutti. È un po' come una gravidanza nell'arco di 7-8 mesi, però per una donna che è affetta da diradamento, fare diverse sedute per poi avere un risultato. Esattamente. Ma poi si torna indietro, è quello il problema di tanti. Una bellissima domanda. Si può tornare indietro se la donna, se la persona, adesso la donna o uomo che sia, ritorna alle cattive abitudini, certamente che può tornare gradualmente alla condizione ottimale, iniziale, scusate. Questo si evita con dei richiami. Non è detto che siano necessari, ma se una persona continua ad utilizzare sostanze appropriate al proprio caso, alle proprie esigenze, e un paio di volte l'anno fa delle visite di controllo che tra l'altro rientrano nel programma iniziale, quindi sono gratuite, può mantenere finché campa il risultato ottenuto. Ci vuole sempre costanza, un po' come perdere peso. Fai una dieta guidata, sempre da un esperto sotto controllo medico, bisogna fare queste cose, arrivi al risultato, poi lo devi mantenere il peso forma, altrimenti torni come prima, se non peggio. Stesso discorso vale per i capelli, solo che i capelli su una donna sono la cornice del proprio volto e l'espressione della propria femminilità, e quindi vanno curati, e devo dirle che sono molto molto Lige, sì. Infatti, ma poi vabbè, la donna è anche abituata a diversi trattamenti, sì, per cui diciamo che riesce più, l'uomo invece sì, magari lo fa, poi basta, si stanca, quindi... Sì, in effetti leggevo, guardi, una ricerca fatta nel mondo odontoiatrico, cioè persone che si sottopongono a trattamento No, c'è arrivato un messaggio, ecco. Io i capelli ce li ho ancora, ma posso capire se sono a rischio e quindi si può prevenire per non arrivare al trapianto? Questo rispondiamo dopo, lei finisca pure il discorso. Sì, no, dicevo questo, una ricerca fatta per quanto riguarda i denti storti, insomma, l'odontoiatria, l'impianto di ortodonzia, la massima percentuale, non ricordo, quindi non vorrei sparare numeri a caso. La più alta percentuale di gente che porta a compimento il ciclo con l'impianto ortodontico è quella persona che ha problemi estetici. Coloro che lo fanno solo per via della salute e dell'alimentazione ci rinunciano prima. Quindi pensi un po' alla molla estetica, quanto è forte la motivazione che porta a far scattare appunto questa molla nel sottoporsi, talvolta anche dolorosi all'inizio, a questi, delle volte sembrano dei Robocop, no? Con questi apparecchi che sono sempre più raffinati, e quindi la motivazione estetica è superiore alla motivazione salutare. Assolutamente. Rispondiamo al telespettatore che ci scriveva a livello preventivo, cioè è possibile diagnosticare, magari una persona giovane può darsi, se un domani potrà perdere i capelli, quindi far qualcosa, anche intervenire? Guardi, devo essere molto diretto e sincero. Fare una diagnosi o fare una sorta di previsione su una persona che ha una capigliatura assolutamente normale, se posso, dottoressa, prendo ad esempio i suoi capelli, se lei facesse una domanda del genere nessuno è in grado di fare assolutamente una previsione. Esattamente, adesso va di moda il test del DNA sulla calvizie, sono quelle mode che vengono fuori che non servono assolutamente a nulla, eppure una volta che tu l'hai individuato facendo il test del DNA, individui che puoi essere soggetto o no, che cosa ci fai? In maniera preventiva cominci a farti delle cure e poi magari non li perdi? Esatto, ecco, quindi sono delle trovate, io le definisco commerciali, estemporanee, come tante altre in passato nel nostro settore, ma che non sortiscono nessun effetto. Suggerisco al telespettatore o telespettatrice di avere una buona igiene, magari curata, selezioni bene i prodotti che deve utilizzare e li lavi più spesso. È meglio lavarli spesso che meno spesso, questo sì. Che uno va a pensare il contrario, invece meglio tenerli puliti. Per quel che riguarda, lei ha accennato l'aspetto genetico, una persona, mettiamo anche un uomo che sa che di famiglia, la familiarità poi dalla parte femminile, no, che si trasmette questa fragilità sia femminile che maschile, anche, quindi magari ce l'ha da entrambi, insomma è destinato a, non ha possibilità di sorte di cavarsela, quindi interviene in qualche modo, prima magari con laser o poi successivamente, ma siccome c'è questa predisposizione non è che poi anche il capello che viene trattato eccetera sarà destinato a non avere una base di cui nutrirsi, quindi a morire? Beh, ha fatto una domanda supersonica. Allora, i capelli si perdono sia per un fattore ereditario che costituzionale, può anche non avere un'ereditarietà, ma parte da te stesso. Non è il capello malato, ma è la zona che ha, è l'area predeterminata, che nella donna è molto estesa su tutto il cuoio capelluto, infatti viene definita alopecia femminile, è diffusa su tutto il cuoio capelluto e lascia quasi intatto solo il perimetro dell'attaccatura. La donna si svuota completamente, però anche la donna può avere una manifestazione di calvizie di tipo maschile, quindi localizzata nella parte superiore. L'uomo nel 99,9% dei casi, eccetto patologie che non è la sede di cui ho esatto, perde i capelli solo nella zona superiore, che viene definita zona con memoria genetica. Quindi anche nel caso di un trapianto o di un infoltimento con le nostre tecnologie non ha la recidiva, perché vengono presi capelli che non hanno il recettore della calvizie. Noi perdiamo i capelli perché abbiamo... io li definisco molto spesso, per semplificare, una sorta di decoder sì, attaccato al nostro follicolo pilifero sottocute, che si chiama recettore della calvizie. Chi ha questo recettore capta il testosterone, l'ormone maschile, uomo o donna che sia, poi lo fa accoppiare simpaticamente con una sostanza che è un enzima, si chiama 5-alfa-reduttasi, formano un figlioletto maledetto per chi ne è colpito, perché il diidrotestosterone, che è il frutto dell'accoppiamento tra il testosterone e l'enzima 5-alfa-reduttasi, provoca il progressivo rimpicciolimento del follicolo pilifero, quindi la calvizie. Là è possibile intervenire, come dicevamo prima, attraverso una terapia contenitiva con laser e con sostanze adeguate al domicilio, oppure nei casi più avanzati con un trattamento di infoltimento biopelle. A volte però il calvo dicono sia affascinante per l'uomo quantomeno. Ma io farei rispondere la signora Bernardinello. Allora il calvo affascinante. Allora, l'uomo calvo non è per niente affascinante, a me non piace, quindi faccio il lavoro che è più bello del mondo, perché gestiamo questi anche calvi. Dai Zingaretti, però Kojak famoso, dipende dai gusti. Allora l'uomo calvo, se appunto, come diceva prima il signor Cristofaro, se gli chiedi se si piace ti dice ma sì, può essere, è più un adattarsi come diceva alla moda. Poi appunto dipende dai punti di vista. L'uomo calvo secondo me non è affascinante. Ecco, proprio per curiosità, prima stiamo parlando appunto di uomini, visto anche il messaggio che è arrivato, cercavo una consolazione, insomma qualche cosa, logico, perché ci sono tantissimi personaggi. Se uno si piace calvo, cioè 1 su 10 può darsi che anche si piaccia tantissimo calvo. E che cosa le raccontano quando si decide di fare il passo di varcare la soglia dell'Istituto Giglio? Beh, diciamo che io accolgo queste persone che sono molto imbarazzate, povere, quelle che cominciano a perdere i capelli dai ragazzi giovani, perché purtroppo non tutti accettano. E proprio quindi anche persone giovani? Sì, noi abbiamo anche ragazzi di 20-25 anni che cominciano a vedersi, a perdere questi capelli, cominciano a venire per fare qualcosa, però vedi che nel suo cuore non le piacerebbe rimanere calvo, e quindi vedi questo disagio. Di più lo vivi nelle donne. Le donne sono quelle che ti tolgono di più il cuore, perché la donna non può stare senza capelli, io lo dico sempre, e quindi vedi questa, diciamo, questo modo di stare male, che non hanno neanche il coraggio di guardarti in faccia per il suo problema, perché un po' si vergognano. Infatti una volta mi è capitata una signora che aveva tutta la cute un po' grattata, e lei mi ha detto sì, perché io quando parlo con una persona vedo che mi guarda in testa e ho pochi capelli e comincio a grattarmi, e quindi vivi questa sensazione di disagio. Io la vivo sempre perché faccio un lavoro che mi piace, e è una missione di fare contenti questa gente. Arrivano le persone tristi, io dico tristi perché quando noi mettiamo in differenza le foto di quando arrivano, che sono un po' calvi, un po' diradati, a quando integriamo il biopelle o facciamo questi trattamenti e fai le foto, vedi già il sorriso. Prima sono tristi, e poi hanno il sorriso, perché abbiamo risolto. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi parleremo di questa biopelle che mi incuriosisce un po', perché ne accennava prima anche il dottore, quindi una cosa è particolare da capire, poi vediamo magari se ci sono anche delle immagini, delle foto, proprio per vedere un po' la differenza, come diceva lei, di espressione, ma soprattutto di risultato. Vedi, allora, pochi secondi di pubblicità, poi torniamo insieme.